Amici di Onda Libera TV, siamo a Pesaro, nel Palazzo della Provincia, dove si è appena concluso un intervento del professor Di Cosimo, costituzionalista e docente presso l'Università di Macerata, durante un'iniziativa organizzata dall'ANPI provinciale sulla difesa della Costituzione. Argomento della discussione era le modifiche che sono prossime all'articolo 138 della Costituzione. Professore, è corretto dire, come dicono molti, che con questo meccanismo ideato, diciamo, sono entrati nella Costituzione con un grimaldello? Ma è corretto dire che in questo modo si deroga all'articolo 138, cioè la regola della Costituzione che prevede come si debba cambiare la Costituzione. Se questo disegno di legge dovesse essere definitivamente approvato, avremo che si potrà applicare un percorso diverso, cioè regole diverse da quello dell'articolo 138, sia pure soltanto per una volta, una tantum. Quindi si introduce una eccezione alla regola, che invece è quell'articolo 138, che non viene cancellato, ma è destinato a essere applicato poi dopo che questa esperienza si sarà conclusa. Quindi mi sembra di capire, le modifiche che verranno applicate alla Costituzione in virtù di questa deroga poi potranno essere modificate col vecchio sistema dell'articolo 138. Sì, esatto. Okay. E quale modifica si prestano a fare della Costituzione? Questo non lo sappiamo, perché ancora non è cominciato il percorso poi quello puntuale di modifica. Stanno cambiando, abbiamo detto, le regole per poi intervenire. Quello che sappiamo è che il comitato cosiddetto degli esperti, che è stato nominato dal governo, ha prodotto un documento all'interno di quale ci sono molte idee, e in realtà c'è dentro un po' di tutto, nel senso che per dire relativamente alla forma di governo si provvede sia all'ipotesi di continuare con l'attuale forma di governo parlamentare, tanto quanto quella di introdurre il governo semipresidenziale alla francese. Quindi nel merito ancora non sappiamo, perché è verosimile che a dicembre questo disegno di legge sarà approvato e da quel momento in poi le forze politiche cominceranno in Parlamento a discutere dei contenuti che vogliono modificare. Ecco, questa deroga ha già un limite temporale? Ah, sì, un limite temporale, perché la legge che sta per essere definitivamente approvata prevede un tempo di 18 mesi per la modifica. Entro i quali fare le modifiche della Costituzione. Bene, grazie.